Marcelinho, voto 8. Passano i giorni e questo carioca dagli occhi azzurri come il mare non finisce mai di stupire. Era già un Mao calda e si conoscevano le sue indubbie doti di passatore, ma contro Imola, nonostante fosse inseguito per il campo da uno stormo di avversari invasati con licenza di picchiare più non posso, smazza assist devastanti e crea gioco per i compagni. Coach Impaloni se lo sognerà per un bel pezzo, gigante. Esposito, voto 7,5. Lo scugnizzo casertano ha un feeling fraterno con i canestri del Flaminio. Ne piazza 38, si sbatte come un ossesso e, udite udite, ha provato anche a difendere per un paio di azioni consecutive. Si arrabbia con i compagni quando non lottano e le facce da smorfia napoletana rivolte al suo coach caratterizzano la sua partita. Tigrotto. Ciorciari, voto 7. Rimini domina a rimbalzo e quando sulle tavole del palazzo gli spazi ampi gli ricordano la sua pampa, la pulce di Santa Fe ritrova il sorriso. Gioca sempre al limite, ai 1000 all'ora, e innesca i compagni come nemmeno il Platini dei tempi d'oro sapeva fare. La sua fantasia gli consente di avere quella lucida follia per passaggi al bacio, e questa volta difende, e lo fa bene il suo Esposito. Gaucho. Giovannoni, voto 7,5. Copre il campo in 2 secondi, ha un controllo del corpo degno del balletto del Bolshoi. È reattivo come una molla. In difesa si prende 4, si prende 3 e dalla prossima settimana lavorerà per completare il countdown anche sui 2 e sugli 1. In attacco, beh, in attacco beato lui, fa sempre canestro, ma ho caldo. Fox, voto 6, ha il compito più ingrato, rispetto Esposito, ma lui, la molla di Broadway, New York, non ha paura. Un arbitraggio non certo brillante gli fischia in rapida successione 3° e 4° fallo. Lui si inalbera e alla fine esce un po' di partita. Ma quando può correre per chiudere la transizione, e lo fa un paio di volte nel 3° quarto, diventa immarcabile. Levriero. Morales, voto 6. In attacco non è la sua serata, non ci azzecca. Ti viene voglia di pensare, ma se io fossi alto come lui schiaccerei ogni azione. Ma in difesa la sua esperienza, la sua stazza, cambiano le parabole di tiro degli imolesi. I rimbalzi sono i suoi e fa il vuoto nella sua area colorata. Non sarà al top della condizione, ma una bella mano la dà. Volpone. Avujobi, voto 4. È un giocatore atipico, un'ala grande nel corpo di un'ala piccola. Ma domenica, se di ali vogliamo parlare, sembra più un'ala di pollo. Chi lo imbarca si diverte, tanto che un paio di volte Matthew è stato visto in pausa al bar. E in difesa? Beh, in difesa è il più classico, nonostante il passaporto nigeriano e mental svizzero. Nel complesso fa più danni della grandine. Inutile. Morri, voto 7. Dopo il passaggio a vuoto siciliano, il buon Mauro si rimette in carreggiata. Si comporta da perfetto direttore d'orchestra, ordinato come non mai, sempre alla ricerca del passaggio giusto per i compagni, carico come una molla. Beh, se domenica il tiro non è andato granché, prego leggere alla voce assist, 7, e leadership, playmaker. Moore, voto 6,5. Giovedì è rientrato da Sydney in Italia. 22 ore di volo e 10 ore di fuso sulle robuste spalle del ragazzone di Parramatta. E Coach Trullo non sapeva quanti minuti concedergli. Ci ha pensato Derek a spiegare la situazione al suo coach. Lo sé ha smaltito il jet lag in panchina nei primi 25 minuti di gioco. Poi ha ripreso confidenza con il parquet. 5 punti, 7 rimba e 2 stopponi. Alla faccia del fuso, solido. Matthew, voto 10. The Chief è tornato. Una partita totalmente dominata dal Moro della Georgia. Mister utilità per eccellenza, confeziona una doppia doppia infarcita da 7 recuperi e 3 assist. Chapeau. Per reggere sino in fondo il suo score personale serve una settimana di ferie. E allora andiamo direttamente alla voce valutazione complessiva. Un bel 45 con tanti saluti a Imola. A fine gara qualcuno l'ha visto spegnere le luci del Flaminio, chiudere le porte e riconsegnare con grande professionalità le chiavi al custode. Unico. Tifo, voto 9. Finalmente sono tornati. Dopo 2 anni di sciopero bianco, la curva biancorossa era quasi piena.
Domenica, vedere finalmente il pubblico del Flaminio unito intorno alla squadra, guidato dai ragazzi della curva, è stato veramente bello. Come bello è stato il saluto finale con la squadra, come belli erano nell'ordine la bandiera del Brasile, Orde Mi Progresso, e lo striscione verde-oro, ove campeggia la scritta Samba, che Samba è stato. Ecco, perlomeno insieme a dei giovani ci sono dei giocatori adulti che si stanno dimostrando dei veri professionisti. 4, quindi prima preziosa vittoria del Castelmaggiore, vi primi in Imola, l'abbiamo già detto e commentato ampiamente. Tutto per Giovannoni, è sempre al posto giusto, nel momento giusto. Poi viene difesa forte da Muro e sbaglia. Ciorci arriva subito da Abdul Fox, il sottomano di Abdul Amalik Fox. Ancora Marcelinho può guidare la transizione della VIP, su di lui è spalito, addirittura triplicato Marcelo, trova lo spazio, prende bene la linea di fondo, lo scarico per Matthews e l'affondata di Lee Matthews.